Io sono assolutamente favorevole all'ipotesi di questo genere. Come consigliere Faracca ho dato disponibilità a collaborare. Io invito anche il consigliere Moreschi a prendere atto del bilancio e indicarci dove possiamo tagliare da una parte per intervenire e a mettere dall'altra parte. Sono assolutamente favorevole se lei riesce a fare questo. Ecco qua. Sì, ma dopo tre punti ti stai vedendo, sono assolutamente d'accordo. Vedi, sindaco, dico solo che a un aumento di tariffa sarebbe il caso di a tua risposta. Quindi, ci sono persone che adesso dovranno pagare da 4 a 12 euro con i bagni che non funzionano, l'ho messo in qualche maniera, però sei benissimo. Sono d'accordo, mi rotta che ti dica. Bene. Si nascondono, ma... E tu hai invitato a darmi una manga di... Ma io ti darò il punto 9, la soluzione di quel problema qua, dopo te lo dico. Bene, sono bene. Prego. Sì, io vorrei un po' capire perché da una parte si dice una cosa, dall'altra si capisce un'altra. Allora, qui ci sono due situazioni, c'è la situazione prima, intendo dalla venuta del commissario, e la situazione post quando si è insediato fuori. E ci sono due aspetti, quello delle tariffe degli impianti sportivi e quello delle tariffe dell'asilo nido. Allora, nella situazione pre, cioè quella prima, quando c'era il commissario, ad un certo punto con una delibera del 28 marzo 2011, mi sembra, decide di aumentare queste due imposte, ok? E decide addirittura di fare una retroattiva. Quindi dice, e di mantenerla. Vabbè, qua è una scelta che l'ho fatto io. Allora, quindi la fa retroattiva, nella situazione pre. Nella situazione post, cioè quando avete, quando vi siete insediati voi, in realtà non avete diminuito le tariffe per quanto riguarda gli impianti sportivi e per quanto riguarda l'asilo nido. Voi avete praticamente mantenuto la scelta che ha fatto il commissario e avete solamente agito dal punto di vista della retroattività con lo sforzo del... Voi avete mantenuto le tariffe del commissario e avete agito solo nell'arco temporale... dal primo luglio... Domanda all'assessore di riferimento. Impianti sportivi. Dal 1 luglio 2011 le tariffe aumentano. Vero? Vero o falso? Allora, qual è la situazione? Ti devi rispondere dal 1 luglio 2011. Allora, questo è successo. Perché voi avete scritto sulla delibera? Sì, sì, sì. Conosco perfettamente la delibera. Allora, con l'aumento, con l'approvazione del bilancio che ha fatto il commissario in aprile, tra le varie modifiche che sono state apportate c'è questo aumento, secondo me anche spropositato, delle tariffe per i impianti sportivi, okay? Come anche per le tariffe del giornalino, come per altri servizi anche del comune. Okay? Chiaramente questo aumento di tariffe è stato giustificato nel cambio del bilancio, okay? Quindi si è previsto una maggiore entrata rispetto all'anno scorso, questo è sempre collegato al discorso sforato. Allora, cosa è successo? È successo chiaramente che finché non ci sono state le elezioni, alle società sportive non sono state comunicate queste aumenti di tariffe. Giustamente, dal punto di vista delle società sportive, dal momento che sono a torta di questo, ci sono lamentate, ok? Allora, abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo cercato, siccome le attività sportive arrivano fino a giugno, solitamente, poi si interrompono solitamente da giugno fino a settembre, ricominciano da settembre fino al giugno successivo. Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso che fino a giugno di sospendere la produttività in maniera tale da non creare gli scompensi alle società che avevano già pianificato il proprio budget di utilizzazione di spesa, di costi, diciamo, di gestione, di costi fissi che avevano già preventivato e che sarebbero giudicati e che quindi non sarebbe stato sostenibile da loro, okay? Perché magari avevano già chiesto alcune tariffe maggiori, così. Quindi chiaramente abbiamo sospeso questa retroattività ed è stata già spiegata come l'abbiamo sospesa, come l'abbiamo giustificata a livello di bilancio da parte del sindaco, okay? Adesso
da adesso in avanti è vero che entrano in vigore queste tariffe dal 1 luglio, ok? Però siccome le attività comunque cominceranno tutte a settembre, abbiamo già avuto gli incontri con le società sportive che utilizzano le palestre, ok? In luglio faremo delle valutazioni, vedremo se da una parte c'è una copertura economica, dall'altra c'è la volontà politica di calmierare sicuramente le tariffe. Abbiamo già detto chiaramente che le tariffe non potranno tornare come prima, ma questo con molta onestà intellettuale. Uno, per non raccontare delle storie alla gente, che secondo me è la cosa peggiore. La seconda, perché abbiamo motivi seri di bilancio e che quindi non possono essere riguardati o comunque possono essere scoperti fino a un certo punto, ok? Quindi se riusciremo e se avremo la possibilità di diminuire e di cambiare prima che cominciano le attività sportive, dal mio punto di vista chiaramente c'è ampissima disponibilità. Se non sarà possibile, purtroppo bisogna prendere atto che quest'anno la situazione è questa. Politicamente chiaramente non è responsabilità nostra della situazione che si è creata, dovremo affrontarla, stiamo cercando di affrontarla nel miglior modo possibile. Se posso rispondere all'assessore. Quindi sostanzialmente tu confermi quello che ho detto io prima, e cioè che c'è un aumento delle tariffe degli impianti sportivi, seppur fatto diciamo precedentemente nella situazione pre, dal 1 luglio 2011. Quindi le tariffe degli impianti sportivi non diminuiscono. Dal 1 luglio 2011 le tariffe aumentano o diminuiscono? Dal 1 luglio 2011 le tariffe degli impianti sportivi aumentano o diminuiscono? Ma sei a seguito di libero commissario aumentano? No, sempre. Ci impegniamo a vedere se troviamo una copertura finanziaria tale da poter diminuire comunque tale. Qui c'è la giustificazione, siccome è stato anche ribadito che le tariffe diminuiscono. Io ho chiesto dal 1 luglio 2011 le tariffe non diminuiscono, aumentano, perché praticamente viene confermato quello che ha deciso il commissario. Voi agite solamente sulla parte che è retroattiva. E lo stesso discorso anche vale per le tariffe dell'asilo nido, cioè andate solamente a calmierare la retroattività. Quindi dal prossimo anno, anche qua non si capisce, dal prossimo anno 2011-2012 le tariffe aumentano. L'assessore di competenza. Sì, perché adesso non sono parlato. Adesso si rabbia. Adesso no. Le volevo ricordare che questo bilancio non ce lo siamo aspettati noi. E lei, seppure minima parte, ha qualche responsabilità su questo bilancio. Minima parte. Allora, io credo che sarebbe corretto da parte di tutti dire che la situazione è difficile e stiamo perseguendo un obiettivo che è questo. Questo è l'obiettivo vero. Di andare ad entrare nel patto di stabilità, perché se riusciamo ad entrare nel patto di stabilità, dal governo arrivano 700.000 euro in più, se arriva 700.000 euro in più, non solo non si aumentano le tariffe, ma abbiamo anche qualcosina. Se non arriviamo a questa cosa qua, dopo chi te vorrà dire che è colpa mia, tua, sua, tutto quel che te vuole. Ma i cittadini di Nogara che rimetta, che siamo, e qualche piccola responsabilità su questa ce l'hai anche tu. Piccola, piccolina, che siamo. Chiaro? Posso rispondere? Sì che puoi rispondere. Se dopo te vuoi che giughiamo all'1x2, se un entero diminuire, potremmo caparlo il giughino, non è un problema. Allora io ti sto dicendo che noi abbiamo fatto un atto limitato, piccolino, tutto quel che te vuole, siamo stati slandoni, ma è la prima amministrazione in assoluto che si diminuisce del 20% di stipendi, la prima in assoluto, quando arriverà la 5 Stelle e gli lascia tutti i piedi, proprio che c'è bravo uno. Allora, noi siamo piccolini, siamo un centro pochissimo, scusiamo qui, la richiesta a stare zitto che sto parlando di noi. Stiamo facendo un grosso sforzo per riuscire a risolvere alcune questioni, un grosso sforzo. Non so se ci riusciremo, perché può anche darsi che non ci si riesca. Però non è mia il fughetto quella di dire, ripeto, l'1x2.
può anche darsi che fino a fine anno le rette che ha deciso la commissaria in base alla situazione di bilancio che ha trovato rimangono inalterate. Rimangono inalterate perché l'ha decisa la commissaria e perché non abbiamo neanche una lira per risolvere il problema, è chiaro? Neanche una. Se riusciamo assieme a trovare dei soldi per non fare altre cose e per risolvere anche i problemi delle rette, siamo assolutamente contenti. Posso rispondere? Sì. Beh, innanzitutto, cioè dire che io non ho detto assolutamente, non ho offeso, non ho detto che siete spandroni o che lei è un fughetto o che lei è uno X2. Qui siamo in Consiglio Comunale, questa è una delibera, io ho preso atto di due cose, ho preso atto anche dell'impegno che avete fatto per il discorso della retroattività. Cioè io non è utilizzare termini offensivi come mi stai indicando tu, se posso darti del tipo. Certo. Ho preso atto che comunque le tariffe sono aumentate, poi voi avete agito sull'arco temporale della retroattività. Punto, va bene? Dopo i soldi dove trovarli e come trovarli? Dovete trovarlo altri la modalità e il modo di come fare. Perché logicamente se lo chiede me io avrei la mia proposta. Però lo so, non te la dico adesso. Se vuoi parlarne la prossima volta, se no. Anche quando vai a chiedere a Moreschi, dimmi come fare, come lo fare, non è che te lo tengo minuti. Cioè, siamo stati amministratori anche noi e capiamo la difficoltà. Però il dato di fatto è che le tariffe, sia per quanto riguarda gli impianti sportivi che per quanto riguarda la ginnastica, sono aumentate e vengono mantenute, viene mantenuto l'aumento. Sono aumentate in base a una delibera che non abbiamo fatto. E questa delibera qua che la non abbiamo fatto noi, lo avete continuato a girare intorno. Non abbiamo fatto noi. Sì, ma tu hai agito, ascolta, tu hai agito dal punto di vista della retroattività facendo una scelta dove non ha. Bene. Si può agire anche su altre cose che eventualmente non è compito mio, da una cosa che se puoi fare le proposte, amico da dire delle proposte, Flavio, sono altri che ci sono di... No, no, proposta sua, dire no, critico mia. Io dico, i dati di fatto sono che le tariffe non sono diminuite, punto. Vabbè, allora se era questo il commento sono con tutti le resta. Cioè questo è il concetto, però hai detto voi avete usato un sistema che a me non è gradito, c'erano altri sistemi. Io non ho detto che voi avete utilizzato un sistema che a me non è gradito, è stata una vostra scelta onorevole, ok? Che però si venga a dire che le tariffe degli impianti sportivi del Regno Unito sono diminuite, non è che vai. Sì, non è una delucidazione qua sempre sul punto questo qua, io vedo 2200 vengono sottratti per economia sull'assistenza software, quindi non può dire che non c'è più assistenza sul software che se si rompe un PC facciamo. Quindi appena di meno. E se spendiamo quasi 40.000 euro. Se un software non funziona più, lo facciamo. Non c'è che mi fa. Chi è quello? Lo so. Perché qua mi sembra, cioè 2200 euro, lo può spiegare cortesemente, da dove vengono tirati via? Cioè, l'assistenza software. Cioè, se succede che un software non funziona più, chi è che lo deve spiegare? Speriamo di no, ma il discorso è questo. Allora, tu stai proponendo di lasciare le tariffe inalterate, così? No, io sto chiedendo per... Ci sto pensando, per... abbiamo detto che siccome statisticamente... Io ti chiesto dove l'hai tolta questa. Dall'assistenza sopra. Io gli dico, domanda, se c'è bisogno di assistenza, come facciamo? Tu, abbiamo valutato che non ne abbiamo bisogno. Ah, okay. L'assistenza lo faccio in base a questa è la risposta, non speriamo che non si risponda. No, Mirko, è quello che domanda Mirko. Mirko, l'assistenza comunque software lo faccio in base al contratto, le volte che puoi fare male, per spendere di più se succede, però... Capito, vabbè, era una domanda che ho fatto perché qua lì appunto. Ringraziamo il contenuto. Prego, Franco. Nel consiglio di questa sera la cosa penso più interessante è proprio vedere una cosa che forse si chiedeva l'anno scorso a banchi invertiti, di come sia fastidioso lavorare, trovarsi a lavorare sul bilancio di previsione fatto da altri.
non più lontano di qualche mese fa c'era stata una discussione sui trasporti scolastici che erano aumentati e si diceva comunque che aspettava l'amministrazione comunale trovare le risposte, trovare le possibili soluzioni, che era comunque un tipo di servizio essenziale, tante altre cose, che c'era il diritto allo studio, tutte cose sicuramente legittime anche da portare avanti. E soprattutto non l'abbiamo fatto perché avevamo voglia di far pagare di più ai cittadini, l'abbiamo fatto perché le situazioni comunque finanziarie non erano rose neanche l'anno scorso. Adesso probabilmente avete visto in questo contesto che comunque anche se la volontà sarebbe quella di intervenire, ci sono dei vincoli che comunque da loro siamo intervenuti. Sì, siamo intervenuti, adesso finisco l'intervento dopo ritorno a fine. Questo tipo di intervento che è stato fatto sull'eliminare la retroattività facendo anche utilizzo di una riduzione comunque dell'indennità è una cosa stata detta da tutti, sarebbe anche disonesto dire che non è una cosa lodevole, su questo lo premetto. Però allo stesso tempo dall'articolo, io riconosco nell'attuale sindaco una buona dote di comunicatore per quanto riguarda le parti che fanno comodo, anche l'articolo che è venuto fuori sulle rette sia dell'asilo sia l'altra sugli impianti sportivi, comunque hanno focalizzato l'articolo per quanto riguarda il fatto di togliere la retroattività, è parecchio scemato il fatto però che le tariffe dopo rimarranno inalterate per il resto del periodo. Giustissimo togliere la retroattività, l'abbiamo detto in più occasioni e anche con più mezzi. Allo stesso tempo però, ragionandoci un attimo su, mi sono anche chiesto se fino a giugno di quest'anno, visto che comunque la vostra amministrazione si è insediata in giugno formalmente, fossero state comunque mantenute, anche dato la colpa al commissario, le scelte che aveva portato avanti, quindi degli aumenti, forse era una cosa più formalmente anche corretta intervenire durante il vostro mandato, quindi dire magari teniamo inalterati fino a giugno, siccome adesso stiamo amministrando noi e non c'è più il commissario a capo di questo comune, perché questa sera sembra che per il 2011 quantomeno ci sia ancora il commissario fino a fine anno, non è così, state amministrando voi, quindi l'impronta che potevate dare era quella di dire da giugno di quest'anno prendiamo la patata in mano noi e cerchiamo di venirne fuori anche con la riduzione dell'indennità come è stato fatto, comunque con gli altri interventi che sono stati fatti. Questo secondo me era un tipo di intervento fattibile. Volevo invece chiedere, dato proprio se l'avete fatto, la quota che aumenterà unendo le rette degli asili e le rette degli impianti sportivi, che aumenterà a partire da domani fino al 31-12, l'avete quantificata? No, io vi do due risposte comunque. La prima è una scelta, perché sono d'accordo che deve essere una scelta, ma in questo abbiamo preferito fare noi una scelta. Qual è stato il ragionamento? Su questo ci siamo trovati d'accordo anche con i genitori che ci hanno fatto capire, giustamente secondo me, dicendo che quando si fanno dei patti tra l'amministrazione, da questo punto di vista, i patti sono da conservare. Cioè, nel senso che molta gente aveva costruito di strutture, aveva fatto le rete, era andato vedendo, basandosi su una impostazione, su una tariffazione. Da questo punto di vista. Voi non potete, perché tutto sommato siamo noi giustamente che dobbiamo rispondere, diciamo, voi non potete in corsa cambiare le regole del gioco. Questa è, secondo me, la questione più convincente e su cui concordiamo. Cioè, nel senso, se tu mi dici che io devo venire a portare il bambino fino a un certo periodo e ti costa tanto, non puoi poi dirmi dopo alla fine che costa di più, perché qual è stata la questione antipatica, secondo me? Su questo io sono assolutamente d'accordo con i genitori o con chi usufruisce della palestra. La cosa antipatica è stata che il commissario si è insediato a dicembre quest'anno, non lo so, no? E ha fatto il bilancio o metà marzo, non ho questo genere qua, non so. La comunicazione dell'aumento non è stata fatta a marzo, che poteva anche essere una questione, dice, in questo momento io ti pongo davanti una scelta, per cui se tu vuoi usufruire dei servizi del comune di Nogara non mi dai più uno, ma mi dai uno e mezzo. L'utente sceglie, può decidere se fare o no, se rabbia, spacca i neri, non so fare quel che voluta. La scelta antipatica è che la comunicazione è partita a fine maggio, metà maggio, cioè eravamo già insediati e gli uffici, dopo due giorni che c'erano qua, per motivi così, insomma, boh, senza
grandi consultazioni, chiamiamola così, senza grandi coinvolgimenti, hanno fatto partire tutte le rette a partire da gennaio. Una situazione sicuramente antipatica, che secondo me non è tra il patto che c'è tra l'utenza e un'amministrazione pubblica. Quindi la scelta è stata quella lì, cioè di riparare quella che noi ritenevamo, la questione antipatica, la prendiamo così, o comunque che non ci convinceva. Quindi con una forte motivazione politica. Cioè i patti che i cittadini vanno rispettati. Sosterremo noi poi da oggi in poi, infatti questo è il percorso e con i tempi dell'asilo nido e con quelli delle scuole, se e come andare ad aumentare, assumendoci fino in fondo la responsabilità da questo punto di vista, se diminuire o meno, nel senso che ce la dobbiamo assumere e non ci tiriamo indietro da questo punto di vista, anche su scelte antipatiche. Già, quindi è una scelta. Se riusciamo a captare qualche 1.000 euro, vedremo, insomma, cioè nel senso che ci stiamo lavorando. Quando l'anno scorso, poi ti ricordi, sui trasporti, noi discutevamo, dicevamo, avete esplorato fino in fondo la soluzione che invece andare ad aumenti generici, si potesse andare a una ristrutturazione del servizio in una certa maniera. Quindi sono d'accordo, poi è difficile, anche lì. Noi stiamo tentando. Sì, stiamo ritentando e riprovando. Perché secondo me la soluzione è ancora questa, cioè nel senso di andare a concordare con la scuola una serie di ristrutturazioni del servizio affinché con modalità secondo me non penalizzanti si possa andare a una riduzione consistente dei costi del trasporto, facendo anche in questo caso una ridistribuzione sociale, cioè nel senso che se noi arrivassimo a risparmiare 20, 30, 40 mila euro, non è giusto che tutti questi restino del comune. Quindi una distribuzione sociale ulteriore a favore delle scuole, tra essere in questione dei libri, non lo so, in questione di altre cose. Questo si vedrà se si riesce ad andare prima in fondo. Vediamo, può darsi anche che nel prossimo consiglio ci sia anche qualche novità, non lo so, però da questo punto di vista ci stiamo lavorando. Chiedo solo la domanda che ho già fatto, è stato quantificato il maggior comunque introito derivante dai lavori? È stato quantificato la riduzione, perché rispetto al bilancio l'introito era già considerato da questo punto di vista, quindi le rette sono già state considerate. La riduzione di queste cose rispetto all'entrata delle rette è quella di 17.000 euro, è quello della delibera di oggi, quindi rispetto al monte premi che c'era già di entrate delle rette, tutto questo viene diminuito di quello che è stato diminuito questa sera, quello che, se il consiglio sarà d'accordo, viene diminuito questa sera, quindi 7.7 più 2, quindi non c'è un aumento, il bilancio è stabile, il bilancio è stabile perché poi viene cambiato il discorso, quindi non c'è un aumento diretta, viene cambiata la tipologia del intervento. Da parte nostra c'è un voto favorevole verso questo tipo di punto, ci ritroveremo adesso, quindi prima del prossimo anno scolastico, dove speriamo che già per il 2011 qualcosa si possa fare, adesso continueranno, immagino, gli incontri che farete, e la prossima comunque occasione dove verrete sì richiamati a dare effettivamente una risposta ancora più concreta sarà quella del bilancio di previsione dell'anno prossimo, dove effettivamente potrete voi decidere quelle che sono le priorità e quelle no. Il nostro voto favorevole quindi di questa sera nasce, nonostante appunto siamo un po' scettici su come è stata anche venduta alla stampa la cosa, però allo stesso tempo è un affiche che diamo a questa amministrazione, sperando che la giochi bene già questa sera. Ringrazio. Favorevoli? Astenuti? Non darà nessuno metà. Mediante esecutività vi chiedo per favore. Abbiamo il punto 8, un'altra variazione, questo ha fatto positivo per domani, per tanti livelli, non quella. Sì, va bene. È una maggiore entrata. Sì, no, se leggete anche tra le righe della relazione, ci si dà atto di aver tentato di fare una serie di cose,
quella che ho detto all'inizio, la relazione iniziale. Qui ci dà atto, allora abbiamo introitato da parte della regione su iniziativa del consigliere Monete, mi ha detto stamattina che resta lungo, se è vero siamo anche contenti, non c'è un problema. Vabbè, comunque sono 9.000 euro che sono entrati dalla regione per una domanda che ho fatto per software, per cose di questo genere. Contributo per la realizzazione centri di pubblico accesso e che pensiamo di inserire con funzioni generali di amministrazione e gestione e anche servizi generali, quindi molto generica da questo punto di vista, comunque un'entrata aggiuntiva non contabilità tecnica. Su domanda che è stata fatta appunto dalla precedente amministrazione. Moreschi aveva chiesto. Sì, non so, avete già idea di dove fare questi conti, a parte chiaramente la biblioteca, spero. No, io spererei di tenerli lì e di spendere a gennaio per motivi di parte stabilità, però adesso lo spiego. Mi diceva il consigliere Costantini che sono già attivi, dove sono? Sì. Su dei software telematici o cose di questo genere, di interventi di. Sì, ma non sono dei. Sono dei centri di pubblico. Infatti, sono wifi, sono punti di pubblico accesso, bene, dove sono? Ma dobbiamo ancora metterli in funzione. Appena detto che sono già in funzione. Cosa? Sono già arrivati. Che bravo, sei. Poi due giorni già arrivati. Non lo sapevo neanche io, pensate bene che bravi siamo. Quindi sono anche atto Costantini che bravo, li ha già preso. Sì. Sì, praticamente questi sono i cosiddetti centri di pubblico accesso a diversi servizi sostanzialmente con la rete internet. È un contributo amministrazione comunale data 15/06/2010 che è stato presentato, diciamo che qui c'è un bando specifico e purtroppo ha alcuni criteri, alcuni crismi di questo bando attuale, proprio centrale, nel senso che poi ci saranno eventuali controlli, eccetera. E, è stato presentato alla regione e poi diciamo che è stato accettato con un contributo di 9.000 euro che va praticamente, mi sembra, a coprire la totalità dei costi dei computer, dei software, c'erano anche, mi sembra, stampanti e altro materiale serve. Ecco, quindi è un contributo che abbiamo portato a casa con la precedente amministrazione tramite la regione e mi sembra che un altro contributo che era stato richiesto era quello della festa di Sopranose, se non è stato accettato anche quello. Quanto era il porto? 4.000 euro. Vabbè, che comunque non è una cosa che è inerente a questa delibera. Ecco, niente, sottolineo il discorso che poi devono essere gestiti. Noi avevamo chiesto ad alcune associazioni, non so se avete poi preso contatto, perché purtroppo, essendo un bando pubblico, ci sono degli orari, ci sono delle cose da rispettare. Penso che il consigliere Costantini conosca molto bene la materia, per cui insomma, bisogna fare un po' attenzione a rispettare quelli che sono i crismi del bando. Rapidamente, no? Questo è prima di tutto un bando che scadeva ancora l'anno scorso. La domanda di questo contributo è stata presentata a luglio del 2010 al settore informatico della regione Veneto. Tra l'altro sono fondi della Comunità Europea, quindi del POR, di tutta la programmazione settennale 2007-2013. Abbiamo, come il Comune ha ricevuto l'approvazione ancora a marzo del 2011, c'era l'obbligatorietà di mettere funzionante il tutto, questo era all'interno del bando, entro metà giugno.
cui la giunta comunale prima di tutto è una variazione di bilancio, quindi oggi questa sera si ratifica la variazione di bilancio in quanto i soldi